L'8 dicembre è il giorno dedicato tradizionalmente all'inaugurazione del presepe sotto la loggia del municipio per il Natale in città del comune di Pordenone, evento realizzato in collaborazione con l'oratorio Don Bosco. Vorrei sottolineare anche un aspetto di quest'anno che è nuovo rispetto all'anno scorso, che abbiamo invitato anche alcuni giovani dell'oratorio, proprio con gli strumenti e alcuni altri che leggeranno poi dei brani che abbiamo scelto, e questo credo sia anche bello perché il protagonismo giovanile è anche una cosa che vogliamo proprio sostenere. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Questa solida collaborazione con il Don Bosco ci fa piacere. Quest'anno questo Natale in città ha avuto secondo me una doppia valenza. Ce lo siamo un po' reinventato per dare un segno anche di sobrietà, ma non per questo abbiamo rinunciato alle nostre tradizioni. Quindi quest'anno non c'è una statua nuova in più, lo diciamo subito, ma abbiamo pensato di riutilizzare quelle che c'erano, il tocco della musica, il Don Bosco che se l'ha inventato, proprio in quel segno di continuare le tradizioni, dare una presenza del Natale in città come ci piace dare e inserirsi in quel contenitore complessivo del Natale in città che quest'anno penso ci riserverà altre sorprese, ma in senso positivo.